Per prima cosa dobbiamo creare le gambe della bambolina da posizionare sul topper. Stacco un pezzo di pasta di zucchero e inizio a impastarlo. Creo un piccolo cilindretto. Col taglierino lo separo in due parti uguali. Poi inizio a creare la gambina. La parte tagliata la lascio dalla parte del bacino e la parte arrotondata creo il piedino. Per la gambina separo leggermente al centro così e vado a separare poi il piedino. Creo due piccoli solchi, li ammorbidisco pian piano e creo un piedino in questo modo. Pizzico e faccio un piccolo solco sotto al piedino. Alzo la puntina. Alzo la puntina, cercando di non assottigliare troppo la parte superiore. Vado a risistemare la caviglia e sistemo meglio anche la gambina sul retro, creando un po' l'incavo del ginocchio. Ecco qua la prima gambina. Poi da dietro deve vedersi il solco del piedino, il solco del ginocchio. Così. Così. Ripeto, solco ginocchio, solco piedino. Ammorbidite tutto e mettetela ad asciugare un po'. Fate la stessa cosa con l'altra, sempre solco dietro al ginocchio, pian pianino, solco dietro al piedino, quindi sul tallone, e create il piedino. Dovete premere un po' e far uscire pian piano il piedino della bimba. Solco dietro al tallone, solco dietro al ginocchio. Cercate di creare due piedini simili tra loro e mettete ad asciugare le gambine. Prendiamo il topper e iniziamo a posizionare le gambine. Le metteremo un po' allargate in maniera che l'orsetto lo posizioneremo qui tra le gambine in modo che la bimba lo abbracci. Quindi le gambe andranno posizionate in questo modo. Se volete potete creare anche un piccolo ginocchietto, giusto per far vedere la gambina dalla dritta sulla dritta. Basta fare con un dito al di sotto del ginocchio. Posizionatele come vi sembra meglio. Prendete un po' di pasta rosa e create una pallina a simulare il bacino della bambola e posizionatelo
in mezzo alle due gambine, dietro alle due gambine più che altro. Così. Ora creiamo la gonna della bambolina. Prendiamo della pasta bianca e tiriamola sottilissima. Con il cutter ricaviamo due strisce di circa 2 centimetri. Le eliminiamo la pasta in eccesso e pareggiamo avanti e dietro. Prendiamo ogni striscia e iniziamo a drappeggiare. Andiamo casualmente, non facciamo dei plissé, ma andiamo a caso. Dobbiamo pizzicare la pasta in modo che il drappeggio venga irregolare. Facciamo la stessa cosa con la seconda striscia. Poi prendiamo un po' di pasta fucsia. Eccola. La impastiamo per bene, creiamo sempre una pallina in modo che si tolgano tutti i segni che sono nella pasta e la stendiamo. Io non uso molto l'amido durante il modeling, infatti chi ha fatto dei corsi con me lo sa benissimo. Non mi piace usare l'amido perché sporca la creazione. Cercando di tirare molto sottile l'impasto per poter tirar fuori due cerchi di pasta con il coppapasta. Prendiamo il coppapasta dal lato smerlato e andiamo a tagliare due cerchietti. Anche tre. Eliminiamo l'eccesso di pasta. Prendiamo e solleviamo i cerchietti che abbiamo creato. Sistemiamo un po' i bordi. E togliamo eventuali sbavature sui tagli. Ora prendete la bambolina, prendete i ricetti che avete fatto prima e posizionateli attorno a lei in maniera da simulare un sottogonna. In questo modo, rimanendo un po' staccati dal bacino. Ovviamente bloccate il tutto con della gelatina. Se fa molto caldo, la pasta tende ad attaccarsi già da sola. Prendete i cerchietti di pasta fucsia che avete creato prima e con il cutter tirate un raggio
Se riuscite, togliete anche un pochino di pasta qui al centro, un piccolo cerchietto irregolare. Deve risultare in questo modo. Andate a drappeggiare al centro il cerchietto di pasta, creando una specie di ventaglietto. Prendete la bambolina e iniziate a posizionare la gonnellina. Così. Dopo fate lo stesso con gli altri due pezzi. Sempre un raggio, un piccolo cerchietto irregolare e un drappeggio, andando a pizzicare la parte centrale. Prendete la bambola e posizionate. Posizionate il secondo pezzo facendo lo stesso lavoro che avete fatto con il primo e fate lo stesso anche col terzo pezzo. E andate a chiudere la gonnellina. Ricordatevi quando fate una gonna che la lunghezza della gonna deve essere pari, ovviamente, nella zona inferiore. Quindi partirete sempre unendo la parte inferiore e sopra. Se avanza lo togliete, se non avanza lasciate all'interno la parte sbordata. Praticamente la gonnellina deve venire fuori in questo modo qui. Ora con un po' di pasta rosa creiamo il busto. Creo un piccolo uovo allungato, un piccolo cilindretto. Prendo il taglierino e tolgo una parte. Lo appiattisco. E vado a pizzicare leggermente per creare una specie di piccola magliettina. Essendo una bimba non dobbiamo fare il segno del seno o altro. Vado a posizionarlo. E creo l'incavo delle braccine. È un'operazione che posso fare anche col ball tool. Un piccolo incavo da un lato e dall'altro. Ovviamente farò anche un piccolo segno qui su dove verrà il collo. Sempre con la pasta fucsia creo una piccola pettorina da mettere sul vestitino. Stendo un po' di pasta. Ne taglio giusto un quadratino. E poi taglio due piccole striscette per simulare le bretelle. Due. Ovviamente le bretelline saranno un pochino più piccoline. Taglio un altro quadratino da mettere sulla schiena, quindi di quadratini ne avrò due. Ecco qua. Prendo un quadratino, lo posiziono sul retro della schiena. L'altro quadratino lo posiziono sul davanti. Poi prendo le bretelle
e le faccio passare da qui sulla spalla e incrocio dietro in questo modo. Con l'altra bretellina faccio la stessa cosa, aggancio davanti e mi incrocio, passo sulla spalla e mi incrocio dietro, agganciandomi da quest'altro lato. Con della pasta bianca vado a creare un piccolo colletto. Prendo un pezzetto di pasta, lo stendo, vado a tagliare due. Piccole curve, creo proprio un colletto di camicia. Prendo la mia bambolina e le applico il colletto, facendolo andare sul dietro del collo, sistemando ovviamente al centro la forma. In questo modo arrotondo i bordi. Poi prendo lo stecco di bambù e lo posiziono nel corpicino. Con la tronchese, ecco qua, con la tronchese vado a tagliare a una certa altezza. Abbiamo così il corpo quasi completo della bambola. Passiamo alla costruzione dell'orsetto. Ho preparato della pasta marrone chiaro mescolando del bianco con una piccola parte di rosso, giallo e marrone scuro. Mescoliamo bene la pasta e prendiamone un pezzettino per fare il corpicino. Faremo un orsetto di peluche, abbastanza grande e visibile in braccio alla bimba. Creiamo una palla. E poi da questa palla allunghiamo leggermente per formare il corpo dell'orsetto. Facciamo questo giochino e diamogli una piccola forma semicurva, in questo modo, semicurva. Diamogli una piccola forma semicurva. Lo poggiamo praticamente qui, vicino al corpo della bimba. Premiamo leggermente i lati per le zampe superiori e un pochino qui per le zampe inferiori. Prendiamo altri due pezzi di pasta marrone molto simili fra di loro come grandezza e creiamo altre due palline. Fatto questo, creiamo solo la macchiolina sulla pancia dell'orsetto e poi passiamo a creare le braccia della bimba. Prendiamo un pezzetto di pasta color pelle, facciamo sempre una pallina e la schiacciamo. La schiacciamo e la allunghiamo. La posizioniamo sulla pancia dell'orsetto in questo modo. Prendiamo uno stuzzicadenti e lo tagliamo a metà. Lo inseriamo all'interno del corpo della bimba, da un lato e dall'altro. Creiamo la testa dell'orsetto, sempre con la pasta marrone.
Facciamo una pallina, la allunghiamo leggermente e la schiacciamo leggermente. La schiacciamo leggermente per creare la fronte e la zona dove verranno gli occhietti. Facciamo questa forma. Per le orecchie dell'orsetto prendiamo una pallina di pasta marrone, la schiacciamo e la sistemiamo. Facciamo lo stesso con l'altro orecchio. Per il musetto prendiamo una piccola pallina di pasta pelle, la schiacciamo leggermente e la posizioniamo. Con il modeling tool gli creiamo la forma proprio del musetto. Prendiamo un pezzettino di pasta marrone scuro e facciamo una pallina per fare il naso dell'orsetto. Con della pasta bianca andremo a mettere dei piccoli punti luce negli occhietti dell'orsetto. Ora prepariamo le braccia della bambolina. Con il bisturi tagliamo due pezzetti che saranno le braccine della bambola. La parte arrotondata sarà ovviamente la spalla. Premo e creo una palettina. Poi con il bisturi taglio il pollice e taglio una piccola parte. Arrotondo tutto, sistemo il dito. Una, due, tre e il mignolino lo apro verso l'esterno. Posiziono il primo braccino. Creo dei buchini nella manina. Mi preparo l'altro braccio facendo la stessa cosa. Creo il polso. E creo una piccola palettina. Sempre con il bisturi taglio il pollice e taglio 90 gradi di pasta. E taglio le dita. Una, due, tre e quattro per il mignolo, togliendo un pezzetto di pasta. E creo anche qui l'incavo del gomito. Creo delle piccole gocce allungate piatte davanti e le posiziono.
la morsetta. Per creare il viso della bambolina abbiamo fatto una pallina e andiamo adesso a premere sulla parte della fronte. Dopo averla fatta sostare per circa un'ora, un'ora e mezza, in maniera che la pasta si indurisca un po'. Premiamo sulla fronte e creiamo l'incavo degli occhietti. Sarà un viso molto semplice, quindi non sarà un viso elaborato, non parliamo di modeling avanzato. Fatto questo, con il pollice scendiamo un po' di lato di qui, creando un piccolo solco, e da quest'altro lato, creandone un altro. La testolina si deve presentare in questo modo. Poi prendiamo il Bold Tool e creiamo dei piccoli solchi da un lato e dall'altro. Due piccoli cerchietti. Con il contour andremo a fare la boccuccia sorpresa, così. Poi prendiamo il colorante in polvere rosa pesca opaco e con un pennellino andiamo a colorare le guance. Prepariamo due palline di pasta di zucchero marrone e con una puntina di gelatina le applichiamo all'interno dei forellini fatti prima. Applichiamo un puntino bianco di pasta di zucchero in ogni occhietto. Dargli un po' di luminosità. Con un pennarello alimentare andiamo a creare le sopracciglia. E due cigliette sugli occhietti. Così. Se vogliamo possiamo anche fare delle piccole lentiggini al centro sul nasino. E qualcuna magari sulla guanciotta qui. Prendiamo il corpicino e inseriamo la testa. In questo modo. Per attaccare i capelli sulla testa della bambolina, spalmeremo un velo di gelatina a freddo su tutta la testolina. In questo modo. La metteremo dietro fino alla fronte e anche lateralmente.
Così. Ricordatevi di lasciare sempre una fronte ai vostri personaggi, una fronte visibile. Dopo aver creato una pallina, creiamo una calottina. Sto schiacciando la pasta per renderla sottile e poterla adagiare sulla testa della bambola. In questo modo. Vado a coprire tutta la parte posteriore della testolina. Così. Poi prendo un altro pezzo di pasta, faccio delle palline e le allungo per formare i ciuffetti. In questo modo, delle piccole gocce allungate. Le schiaccio un po' e le applico sulla fronte della bimba, lasciandole cadere casualmente e in maniera naturale. Ora andremo a creare i codini della bimba. Metteremo le orecchie alla bambola, due palline di pasta color pelle che andremo a schiacciare leggermente e che applicheremo di lato sulla testolina. In questo modo. Adesso creeremo i codini. I codini saranno di questa forma, cioè una piccola goccia con la punta arrotondata. Per creare questo tipo di codino, prendiamo una pallina di pasta di zucchero marrone. E tra le mani la allunghiamo in questo modo. Allunghiamo la punta, poi le diamo una forma, una piccola forma di S, arrotondando la puntina del codino e andiamo a posizionarli con un po' di gelatina. Mettiamo un po' di gelatina anche sulla spalla in maniera che il ciuffetto dei capelli non caschi. Andiamo a sistemare la forma.
in questo modo.